Todi, 7 novembre 2019, 80° anniversario della morte di Cesare Bazzani. Cesare Bazzani, il famoso architetto, a cui è dovuto anche il progetto delle scale di San Fortunato. Con noi Maurizio Todini di Todi Sotterranea, un esperto di questo settore, ma più che mai un grande conoscitore di Todi, una persona che ha sempre promosso, valorizzato la città, il territorio, la sua storia. Maurizio, come nasce da parte tua l'interesse per Cesare Bazzani? Ah, ma io ho incrociato l'architetto Bazzani per caso, perché sotto le scale corre una delle più grandi arterie sotterranee della città, quindi volevo capire quando e come fosse stata costruita la scalinata e mi sono imbattuto in dei documenti sia all'archivio comunale di Todi ma soprattutto all'archivio di Stato di Terni, in cui è venuta fuori questa personalità incredibile, soprattutto per la sua visione, diciamo così, nuova e innovativa dell'architettura e in questo caso riguardante proprio questo progetto di sistemazione della scalinata. Ma quindi la scalinata prima di Bazzani non esisteva? No, c'era una salita laterale, c'erano comunque delle scale, ovvio, per arrivare alla chiesa, ma alla mia sinistra c'era un quartiere intero che è stato demolito proprio per fare spazio alla scalinata stessa. Parliamo del 1900? Allora, la scala è stata iniziata a costruire di fatto nel 20, perché di mezzo c'è sta la prima guerra mondiale, quindi dal 15 al 18 ovviamente mancavano maestranze, mancavano fondi. Ma il progetto iniziale era molto più importante, in quanto la scalinata è nient'altro che la fine di un progetto a più ampio respiro che ha riguardato intanto l'allargamento della via che oggi si chiama via Ciuffelli, quindi è stata proprio demolita, ritagliata proprio tutte le facciate di una parte della via per allargarla. E la scalinata nasce proprio come conseguenza di questo allargamento. Ma perché? Perché l'idea fantastica allora era quella di collegare la stazione ferroviaria con il centro storico di Todi con un tram elettrico. Quindi, certo, oggi farebbe sorridere, visto che sono passati un po' di anni, ma soprattutto perché la stazione è morta, perché il treno non passa più.